Signore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso. Sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Primo quaderno. Paragrafi 429-434. Maggio 1935. In un certo momento. Quando mi resi conto dei grandi disegni di Dio a mio riguardo, mi spaventai per la loro grandiosità e mi sentii totalmente inidonea ad eseguirli, tanto che cominciai ad evitare i colloqui interiori con Lui, e quel tempo li sostituì con la preghiera orale. Lo feci per umiltà, ma in breve mi accorsi che non era vera umiltà, ma una grande tentazione di Satana. Una volta che, invece della preghiera interiore, avevo cominciato a leggere un libro spirituale, udii nell'intimo queste parole in modo chiaro e forte: «Preparerà il mondo alla mia ultima venuta». Queste parole mi colpirono profondamente e, benché facessi finta di non averle udite, l'avevo capite bene e non avevo alcun dubbio in merito. Una volta che, stanca per questa lotta d'amore con Dio e del continuo rifiutarmi col dire che non ero adatta a compiere quell'opera, volevo uscire dalla cappella, una forza misteriosa mi trattenne. Mi sentii come paralizzata e all'improvviso udii queste parole: «Hai intenzione di uscire dalla cappella, ma non uscirai da me, poiché sono ovunque. Tu da sola, con le tue forze, non riesci a far nulla, ma con me puoi tutto». Durante la settimana, quando sono andata dal mio confessore e gli ho svelato lo stato della mia anima, e specialmente che evito il colloquio interiore con Dio, mi è stato risposto che non devo evitare il colloquio interiore con Dio, ma devo ascoltare attentamente le parole che mi dice. Mi sono regolata secondo le indicazioni del confessore e dal primo incontro col Signore mi sono gettata ai piedi di Gesù e col cuore straziato gli ho chiesto perdono di tutto. Allora Gesù mi ha sollevato da terra e mi ha fatto sedere accanto a sé e mi ha permesso di appoggiare il capo sul suo petto, in modo che potessi comprendere e percepire meglio i desideri del suo dolcissimo cuore. E all'improvviso Gesù mi ha detto queste parole: «Figlia mia, non aver paura di nulla, io sono sempre con te. Qualunque avversario ti potrà nuocere soltanto per quello che io gli permetterò. Tu sei la mia dimora ed il mio stabile riposo. Per te trattengo la mano punitrice. Per te benedico la terra». In quello stesso momento avvertii uno strano fuoco nel mio cuore. Sento che vengono a cessare i miei sensi. Non capisco quello che avviene intorno a me. Sento che lo sguardo del Signore penetra in me. Conosco bene la sua grandezza e la mia miseria. Una sofferenza misteriosa penetra nella mia anima, ed una tale gioia che non riesco a paragonarla a nulla.
mi sento inerte fra le braccia di Dio. Sento che sono in Lui e mi sciolgo come una goccia d'acqua in un oceano. Non riesco ad esprimere quello che provo. Dopo una tale preghiera interiore, sento una forza ed un impulso a compiere i più difficili atti di virtù. Sento avversione per tutte le cose che il mondo apprezza. Desidero con tutta l'anima la solitudine e la quiete. Maggio 1935. Durante la funzione dei 40 giorni ho visto il volto di Gesù nell'ostia santa, che era esposta nell'ostensorio. Gesù guardava amabilmente a tutti. Vedo spesso il bambino Gesù durante la Santa Messa. È straordinariamente bello. E in quanto all'età, mostra circa un anno. Una volta che nella nostra cappella vidi lo stesso bambino durante la Santa Messa, fui assalita da un desiderio fortissimo e da una smania irresistibile di avvicinarmi all'altare e di prendere il bambino Gesù. In quello stesso istante il bambino Gesù fu accanto a me, in fondo all'inginocchiatoio, e si aggrappò al mio braccio con entrambe le manine, incantevole e gioioso, con lo sguardo profondo e penetrante. Però, quando il sacerdote spezzò l'ostia, Gesù era sull'altare e venne spezzato e consumato dal sacerdote. Dopo la Santa Comunione, vidi Gesù tale e quale nel mio cuore e lo sentii per tutto il giorno fisicamente, realmente nel mio cuore. Un raccoglimento più profondo si impadronì di me inavvertitamente e non dissi una parola con nessuno. Evitai, per quanto mi fu possibile, la presenza della gente. Risposi sempre alle richieste che si riferivano ai miei impegni. Al di fuori di ciò, nemmeno una parola. Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore, Signore, il tuo amore.